Buongiorno compagni di viaggio, ore 7 di mattina, si parte 2 km a piedi per raggiungere la stazione del bus che prenderò oggi. Prenderò un mezzo quasi di lusso. La città di Hue si trova un centinaio di chilometri a nord di Hoi An e questa volta il trasferimento è molto piacevole, su un furgoncino di lusso che attraversa un panorama che cambia ad ogni curva, costeggiando prima il mare e solcando poi montagne piene di foreste verdissime e rigogliose. Ed eccoci arrivati anche a Hue, la città degli imperatori. Adesso andiamo subito in stanza, sperando sia pronta, e poi andiamo a visitare la città imperiale, quello che è rimasto, la cittadella. Hello. Ok, ci siamo, sto smettendo di piovere, mi dirigo verso il fiume, è il 14° giorno che sono in Vietnam e comincio a essere ormai abituato a tutto quello che succede, quindi al traffico, agli spostamenti. E anche ormai all'architettura, quindi a questo misto di stili particolare. E questo è il fiume dei profumi, gigantesco fiume su cui sorge questa città. Ed una delle particolarità proprio del Vietnam sono i fiumi. Ovunque ci sono enormi fiumi su cui sorgono città, su cui vive la maggior parte delle persone. Guardate appunto quanto grande. Adesso andiamo ad attraversare con quel ponte e andiamo verso la città storica. La capitale degli imperatori Nguyen rievoca ancora i fasti del Vietnam imperiale, nonostante molti dei suoi edifici più belli siano andati distrutti durante la guerra. Hue deve anche parte del proprio fascino alla posizione lungo il fiume dei profumi. Ed eccoci alle porte della città antica, ci sono tutte le mura ancora in piedi con questa gigantesca bandiera del Vietnam. Questa che appunto è un'antica città e sede dell'impero Nguyen. Questa è una delle porte dell'ingresso alla città antica. E tutto attorno vedete che c'è un fossato gigantesco pieno d'acqua, che adesso è più uno stagno pieno di ninferi. Pensate cosa voleva dire postare e trasportare questi cannoni, che peseranno tonnellate. Che spettacolo! C'è una folla di turisti gigantesca, pieno di instagrammer che si fotografano in costume. Questa è una delle ultime testimonianze rimaste della dinastia Nguyen che ha fondato il Vietnam che conosciamo. Adesso però vorrei far passare questo treno di turisti che urlano. Informazioni di servizio, ho comprato il biglietto d'ingresso solo per la cittadella, 200.000 dong, quindi 7 euro qualcosa. Volendo ci sono i biglietti cumulativi che comprendono tutte le tombe degli imperatori che però sono lungo il fiume. Adesso vorrei capire come si sale là sopra. Solite scale ripidissime. È pieno di donne e uomini con questi vestiti tradizionali veramente sgargianti, molto belli, che vengono qui a farsi le foto. E poi ci sono io invece, che sono vestito come un barbone. Il trono dell'imperatore. Queste foto aeree che ci aiutano a capire quanto è grande questa cittadella. Io adesso sono qua, è veramente immensa. Purtroppo però appunto molte strutture sono state distrutte durante la guerra. Durante la guerra del Vietnam vi fu la battaglia di Hue,
che si svolse dal 30 gennaio al 3 marzo 1968, in cui l'esercito americano, a seguito di un'offensiva dell'esercito nordvietnamita e dei Vietcong, rispose con potenti bombardamenti e violenti combattimenti che distrussero buona parte della città. Questa è sicuramente una delle parti centrali della cittadella, ci sono ancora parecchie costruzioni, le palazzine. Non capisco bene che animale sia, se un leone, una scimmia o un boh, un animale misterioso. Che particolari di questa scalinata, questi draghi. Non ho potuto fotografare e filmare all'interno di questa struttura qua, che tra l'altro, se guardate, ha queste porte rosse in legno che si possono aprire a 360 gradi. Probabilmente era una sala dei ricevimenti. Dentro è tutta ornata di rosso e oro. Poi c'è il pavimento dorato, spettacolare. Tra l'altro ho visto anche che ci sono delle urne funerarie, probabilmente di qualche figlio di imperatore, non lo so. Però una sala bellissima. È un continuo entrare e uscire da porte e mura. Questa cittadella è strutturata in un sacco di aree delimitate appunto da mura e porte. Questa zona periferica è sicuramente più tranquilla, non ci sono le comitive di turisti asiatici che c'erano prima. Guardate, ci sono solo io. Una cosa molto bella e interessante è che adesso tutte queste aree con l'acqua sono piene di uccelli e animali. Un colibrì, è appena passato un colibrì. Vedendo tutta questa struttura, doveva essere una città prospera e ricchissima. Qui stanno ristrutturando quella che doveva essere la palazzina principale, la residenza degli imperatori. Guardate com'è bucolico quest'angolino con le due barchette. L'acqua calmissima. Non ho fatto niente. Questo è un silenzio che non avevo ancora mai trovato in una città vietnamita. Tra l'altro questo posto è spettacolare. Intanto guardate questo angolino, che bello. Quest'albero secolare in cima ad una collinetta, perfetto anche per rilassarsi. È stato nuvoloso tutto il giorno e poi al momento del tramonto, bam! Quanto vorrei tirare due calci a un pallone. Maglia della Juve. Ma è al tramonto che questa città dà il meglio di sé. Il parco lungo il fiume si riempie di famiglie e ragazzi che corrono, giocano, ballano, si allenano o semplicemente si siedono a guardare il fiume che scorre mentre il cielo si infuoca. Direi che se c'è un momento in cui visitare questa città è proprio il tramonto, soprattutto se si becca un tramonto così, è la parte migliore della giornata, favolosa. Un cielo rosso che si abbina perfettamente con i capelli di questo ragazzo, qui sul fiume. Ed ecco che si stanno accendendo le luci sul ponte per rendere tutto ancora più magico. Ed è decisamente diverso da quando sono arrivato oggi pomeriggio, dove non c'era neanche mezza barca. Ok ragazzi, io sono arrivato in stanza, sto per entrare in albergo. Ci vediamo domani, sempre da qui, sempre da UE. Buonanotte. The next day.
Buongiorno ragazzi, ero nel letto, sono infatti ancora addormentato e sentivo urlare, non capivo, ma che cavolo. Ecco, guardate un po'. Non ci sono le esercitazioni militari. Sono pompieri, perché quelli sono camion dei pompieri. Però stavano facendo la marcia. Ma cosa fanno? Tipo Tai Chi. Ma la giornata è troppo bella per perdere tempo dietro a pompieri ballerini. Adesso mi affitto uno scooter e vado a farmi un bagno in mare. È bellissimo! Sono arrivato alla spiaggia, sono arrivato al mare. Bellissimo, sembra la Toscana. Eccomi sull'oceano. Tra l'altro non c'è mai nessuna spiaggia. Assurdo sta roba. Il fatto forse è che sono le 10 di mattina e sono a 35 gradi. Oggi ho preso spunto dai vietnamiti, mi sono messo la giacca perché l'altro giorno alla fine anche solo 2 ore in bici mi sono bruciato. Di plastica portata dall'oceano. Maledetti esseri umani. Riparto in modalità ninja, mi sono coperto anche la faccia perché brucia veramente tanto adesso il sole. Questa è tutta la laguna e la foce del fiume. È immenso. C'è un ponte crollato. Ho raggiunto questa pagoda sul fiume, antichissima, è ancora ben conservata. E poi posizione fantastica. Guardando su Google Maps ho trovato questo posticino sul fiume, da cui tra l'altro si vede una delle tombe degli imperatori. Infatti volendo in questa città si può prendere una imbarcazione, un tour guidato e fare il giro del fiume e andare a vedere le tombe degli imperatori che sono lungo il fiume. Queste sono tutte piante di frutto. Ci sono questi alberi pienissimi, si sembra una specie di mandarino gigante. Ed eccolo il momento perfetto. Da solo, seduto sulla riva di un fiume a 10.000 km da casa, ad ammirare estasiato un angolino microscopico di mondo che probabilmente non vedrò mai più. Dove l'unica cosa che importa è il qui ed ora. Malincuore lascio questo angolo di campagna vietnamita e torno in città per vedere cosa mi riserverà il tramonto. Allora, sfido un po' la sorte perché di qua il tempo è bellissimo, mentre se apriamo la finestra da questo lato c'è l'apocalisse e sotto gli aspiranti pompieri che giocano a calcio. Ma è l'ora del tramonto, quindi usciamo e andiamo a goderci il tramonto sul fiume. Allora ragazzi, sono venuto qua sul fiume di nuovo per godermi il tramonto, che è ancora meglio di ieri, ma la fortuna non finisce qua, perché guardate, dall'altra parte si gira la telecamera. Ebbene sì, un mega arcobaleno.
arcobaleno pazzesco da una parte e super tramonto dall'altra. Ah, che meraviglia, che meraviglia. Qua c'è il cielo delle grandi occasioni che promette pioggia. Si è alzato il vento. Lì guardate l'arcobaleno. Fuori di testa. Allora, anche se non ve lo sto mostrando molto, adesso dopo il tramonto arriva sempre il momento più difficile della giornata, cioè scegliere cosa mangiare. Ora vado nel quartiere dei ristoranti, pieno di locali luminosissimi tipo questo e rumorosissimi, ma magari vado a cercare qualcosa di un po' più tranquillo. Stasera vado di americanata, chicken burger, però ci ho aggiunto l'avocado. Scesa la notte sulla città, la città si è addormentata ed è giunto il momento di lasciare anche questa città, di lasciare Hue. Domani mattina prendo un aereo e vado fino ad Hanoi, ma quella non sarà la mia destinazione finale. Infatti domani dormirò solo ad Hanoi, perché poi il giorno dopo andrò a fare una cosa che desideravo da una vita. Ho speso un sacco di soldi, ma credo e spero che ne varrà la pena, soprattutto spero che ne varrà la pena. Però non vi spoilerò nulla, lo vedrete nei prossimi video. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao! Buonanotte, 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 chiudiamo le tende, se no domani mi sveglio alle 5.